dei deputati. Do la parola alla dottoressa Arianna Immacolato, direttore Fisco e Previdenza, ricordando che il tempo a disposizione è di circa 10 minuti. Grazie, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, saluto tutti i membri della decima commissione. Innanzitutto vi ringraziamo per l'opportunità offerta all'Associazione di rappresentare il punto di vista su questi due disegni di legge ritenuti molto importanti anche per l'industria del risparmio gestita da noi rappresentata. Nel nostro intervento ci concentreremo in particolare chiaramente sugli aspetti che più da vicino interessano l'industria del risparmio gestito e mi riferisco in particolar modo a quelle disposizioni che riguardano i piani individuali di risparmio e il collegamento di queste disposizioni con le agevolazioni previste per l'investimento in start-up e PMI innovative. Apprezziamo in linea generale le previsioni contenute nei due disegni di legge che introducono incentivi sotto differenti punti di vista per l'investimento in start-up e PMI innovative, quindi non solo dal punto di vista fiscale. Ci teniamo a sottolineare che, come è stato indicato anche dall'onorevole Mor, in realtà il quadro normativo rispetto a quando sono stati presentati, almeno al 2018, quando era stato presentato il primo disegno di legge, è radicalmente cambiato perché sono intervenuti una serie di misure e quindi è opportuno valutare queste nuove misure alla luce di quella che è stata l'attività legislativa di questi due anni. Come sapete, il primo intervento che c'è stato in questi due anni è quello che ha riguardato i PIR ordinari, quindi l'investimento nei piani individuali di risparmio ordinari con la rimozione del vincolo che era stato introdotto con il collegato fiscale al 2019, alla legge di bilancio 2019, all'investimento piuttosto in liquido in determinate tipologie di imprese e quindi questo ha consentito ai PIR ordinari di continuare a riprendere la raccolta che erano stati per un anno insomma bloccati e dall'altro lato, cosa molto importante, ha introdotto un nuovo strumento, che sono i piani individuali di risparmio cosiddetti alternativi. Questi piani individuali di risparmio sono complementari ai PIR ordinari, prevedono un oggetto di investimento molto più ampio perché innanzitutto investono, sono destinati a investire in imprese di piccole e medie dimensioni e possono investire anche in prestiti e in crediti alle predette imprese. Quindi sono uno strumento complementare e alternativo rispetto al PIR ordinario. Le agevolazioni che sono previste per i PIR alternativi sono più generose di quelle previste per i PIR ordinari, perché oltre a prevedere l'esenzione per quanto riguarda i redditi derivanti agli investimenti nel piano, prevedono anche il riconoscimento di un credito d'imposta in relazione alle perdite eventualmente subite dagli investitori su gli strumenti finanziari detenuti nel piano, anche se come in realtà la possibilità di beneficiare di questo credito d'imposta è condizionata al fatto che gli investimenti siano fatti in un arco temporale molto breve, cioè sostanzialmente solamente gli investimenti fatti nel 2021 e limitatamente ai piani aperti dal 1 gennaio di quest'anno. L'ampia formulazione che è stata adottata dal legislatore per i piani individuali di risparmio alternativi consente di cumulare per le persone fisiche l'investimento, cioè le agevolazioni previste per i piani, queste che ho appena ricordato, individuali di risparmio, con quelle previste per più specificamente per le PMI e le start-up innovative. Quindi per le persone fisiche è consentito, è prevista anche qualora questi fondi investano in PMI e start-up innovative,
È previsto anche una deduzione o una detrazione dal reddito nella misura del 30 o 50% dell'investimento effettuato, e quindi diciamo è possibile cumulare le due agevolazioni. Questo è previsto sia nel caso di investimenti diretti che nel caso di investimenti indiretti effettuati per il tramite di fondi comuni di investimento. Ora, per valutare l'efficacia di queste misure ad oggi esistenti, siamo andati a guardare quali sono i principi che la Commissione europea ha indicato come desiderabili affinché gli incentivi previsti per l'investimento in startup e PMI innovative siano efficaci. Ci riferiamo in particolare a un working paper della Commissione europea del 2017, nel quale sono stati indicati tre elementi per valutare l'efficacia delle misure previste per gli investimenti in startup e PMI innovative. L'esistenza di un incentivo nella fase di investimento sotto forma di appunto deduzione o detrazione dal reddito, la presenza di una esenzione nella fase di investimento, quindi un'esenzione sui redditi realizzati dall'investimento, e inoltre la previsione di una misura più agevolata rispetto a quella ordinaria di recupero delle perdite. Beh, se noi raffrontiamo queste che sono le linee guida della Commissione europea con quanto previsto ad oggi nel nostro ordinamento, possiamo dire che tutti questi elementi sono presenti, perché abbiamo detto sono presenti tutti e tre. Quindi se abbiamo persone fisiche che investono per il tramite di PIR alternativi in PMI e startup innovative, effettivamente il quadro normativo si può definire desiderabile ed efficace. Certo, non sono solo gli incentivi fiscali quelli che consentono e spingono queste tipologie di investimenti. Noi siamo in attesa, ed è importante che il quadro regolamentare più in generale di riferimento sia tale da consentire anche a quegli investitori non professionali un più facile accesso al mercato dei capitali. Per questo siamo in attesa delle modifiche al decreto 30 del 2015 che dovrebbero riguardare proprio prevedere delle facilitazioni all'ingresso nel mercato dei capitali privati da parte di investitori non professionali proprio nei fondi alternativi. Inoltre, un altro aspetto importante da tenere presente nel valutare appunto le misure esistenti riguarda, e che la stessa Commissione europea ha segnalato, è l'elemento della stabilità. È fondamentale che le agevolazioni siano stabili nel tempo, quindi riteniamo che sia opportuno non intervenire troppo sull'impianto esistente, se non andando a fare delle modifiche che possano diciamo in qualche modo fortificare le misure esistenti. Ad esempio, sarebbe possibile un intervento che possa potenziare la misura che riguarda il riconoscimento del credito d'imposta a fronte delle minusvalenze derivanti dagli investimenti in PIR alternativi. Questo perché, come dicevo in precedenza, l'agevolazione ad oggi riguarda solo gli investimenti fatti in un arco temporale molto breve, che si viene a chiudere al 31 dicembre di quest'anno. I PIR alternativi stanno partendo, si tratta comunque di strumenti che richiedono dei tempi più lunghi per poter essere lanciati, quindi bisogna anche saper attendere per valutare effettivamente gli effetti di queste misure sulla raccolta. Un ultimo punto, e poi lascerei 2 minuti la parola al mio collega Alessandro Rota per darvi qualche dato sulla raccolta dei piani individuali di risparmio, riguarda le misure che sono contenute nei due disegni di legge che riguardano l'investimento da parte delle forme di previdenza complementare e delle casse. Sicuramente è importante l'intervento di questi investitori istituzionali per il finanziamento di
delle start-up e PMI innovative. Però richiamiamo l'attenzione su un aspetto molto importante, e che qualsiasi agevolazione venga introdotta, e quindi per queste tipologie di investitori, dovrebbe essere valutata in maniera attenta con riferimento alla disciplina comunitaria di compatibilità con gli aiuti di Stato. Perché, come sapete, il riferimento a determinate categorie di imprese specifico può essere valutata come una misura di carattere selettivo e quindi contraria al quadro di riferimento della disciplina sugli aiuti di Stato. Io lascerei la parola ad Alessandro e poi sono a disposizione per le vostre domande. Grazie Arianna. Sì, scusi, un attimo perché, allora, a dire il vero abbiamo già esaurito i 10 minuti a disposizione e per correttezza ovviamente di tutte le persone che dobbiamo audire dobbiamo tenere i tempi. Io posso concedere un minuto eventualmente alla dottoressa Rotta, ma pregherei davvero di essere concisi perché sennò ritardiamo i lavori. Scusi, il dottor Alessandro Rotta. Prego, sì, un minuto. Grazie. Grazie. 18 miliardi a fine 2020 PIR, quindi un prodotto importante, cresciuto molto rapidamente i primi 2 anni. 2019-2020 c'è stato uno stop per le traversie della norma, che, come questa commissione certamente ricorderà, è stato modificato all'inizio del 2019 e nel 2020 per il Covid. Quindi 4 anni, 2 anni di vita vera di questi PIR, oggi però rappresentano il 10% dell'investimento nei segmenti meno quotati, meno liquidi di borsa italiana, ed era poi l'obiettivo della norma. L'ultimissimo flash, quindi sto nel minuto, i PIR alternativi, come diceva la collega, stanno ancora partendo, in questo momento ne censiamo solo 2 per 250 milioni di euro di patrimonio complessivo, ma riteniamo che nel 2021 abbiamo visto ci sono molti fondi in pipeline, una decina almeno, e quindi è un prodotto che certamente ci auguriamo potrà replicare il successo dei PIR. Grazie. Bene, grazie. Allora darei la parola all'onorevole Rizzone che ha chiesto di intervenire. Grazie. Grazie, una domanda velocissima. Cosa ne pensa a suggestioni della possibilità di eliminare il regime de minimis come suggerito da varie parti? Grazie. Bene, grazie. Raccogliamo allora anche le altre domande, tra cui ho l'onorevole Squeri, a cui cedo la parola. Sì, grazie. Io volevo intanto ringraziare per l'esposizione molto puntuale, che ci dà modo di entrare in un mondo che, con la verità, per quanto mi riguarda, non è che sia di mia grande competenza. E dall'alto, dal basso della mia incompetenza, chiedo quali possono essere i vantaggi, ma anche gli svantaggi, affinché un'impresa investa in start-up o in PMI direttamente o attraverso un fondo comune. Grazie. Bene, allora mi sembra che voleva intervenire anche l'onorevole Mor, proponente di una delle proposte di legge. Prego. Sì, grazie Presidente, semplicemente per ringraziare la suggestione per essere intervenuto, per averci dato i suoi spunti, per far presente, come la stessa dottoressa prima ci ha ricordato, appunto, che è una proposta di legge da aggiornare rispetto a 2 anni e mezzo fa quando è stata presentata. E quindi assolutamente gli spunti che a suggestione ci darà saranno considerati e inseriti anche nel testo finale che andremo ad emendare. Dal momento che, appunto, ci hanno fatto oggi un'analisi fatta molto bene dello stato delle cose, chiederei loro se vogliono eventualmente farci pervenire una memoria scritta anche con delle proposte singole sui singoli punti del provvedimento, in particolare su quello che riguarda l'articolo che tocca il fondi comuni di investimento, diciamo, e le casse. Sarò ben felice nella redazione della proposta finale di tenerla in considerazione. Quindi scrivete pure alla commissione, così da raccogliere poi il vostro intervento. Grazie. Bene, grazie. Allora darei alla dottoressa Arianna Immacolato la possibilità di rispondere per 5 minuti, poi eventualmente ci trasmettete anche via mail la documentazione da dare ai deputati. Grazie, lei la parola. Grazie Presidente. Allora rispondo alla prima domanda, se siamo favorevoli a eliminare la regola de minimis, ma chiaramente la regola de minimis costituisce un limite per l'investimento
in PMI e startup innovative. L'unico problema è che se leviamo la regola de minimis dobbiamo chiedere l'autorizzazione alla Commissione europea per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali. Quindi siamo favorevoli, però attenzione, levandola bisogna chiedere l'autorizzazione, come è stata fatta in generale per l'articolo 29 e per le altre misure. Quindi certamente così com'è è difficile fruibilità da parte degli operatori, perché è troppo complessa da applicare, quindi per rispettare le previsioni previste dal decreto di attuazione. Per quanto riguarda l'altro quesito, quindi se effettivamente qual è il vantaggio o svantaggio per un'impresa nell'investire direttamente o indirettamente in startup PMI innovative, allora sicuramente per quanto riguarda le agevolazioni previste dalla normativa sono le stesse, sia che si investe direttamente o indirettamente, nel senso che abbiamo la deducibilità dal reddito degli investimenti effettuati nei limiti previsti alla norma. Tuttavia dobbiamo dire che per un'impresa investire indirettamente tramite fondi comuni in azioni rappresenta un po' un problema, perché come abbiamo segnalato nei vari anni, perché sono ormai tanti anni che lo segnaliamo, esiste un problema di doppia imposizione economica per le imprese che investono in fondi, diciamo fondi azionari, che investono a loro volta in azioni, perché c'è una volta la tassazione in capo all'impresa target, che è soggetta ad IRES, e poi successivamente una tassazione piena e quindi non ridotta come avviene normalmente per le imprese che investono in altre imprese direttamente al 26%, quindi insomma di nuovo ad IRES, scusate, non al 26%. Quindi andrebbe eliminata questo problema di doppia imposizione economica, e questo si potrebbe fare, se siete interessati, insomma noi anche in passato abbiamo fatto delle proposte al riguardo, prevedendo appunto dei regimi fiscali specifici per le imprese che investono in fondi azionari. Benissimo, io la ringrazio e vi ricordo appunto che se volete trasmettere della documentazione siamo a disposizione. Grazie. Buongiorno. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Buongiorno. L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione informale dei rappresentanti di Invitalia nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge Camera 1239 More e Camera 2739 Centemero, recanti disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. Do la parola al professor Ernesto Somma, responsabile dell'unità Incentivi e Innovazioni, ricordando che ha a disposizione per l'intervento circa 10 minuti. Grazie, a lei la parola. Molte grazie Presidente, saluto gli onorevoli partecipanti. Innanzitutto ringrazio per l'invito su un tema di grande rilevanza sul quale Invitalia da anni è attiva in attuazione delle misure e delle scelte di policy che i diversi governi negli anni hanno inteso realizzare. Brevemente, se può essere di interesse, articolerei un minimo di riflessione sulle attività che noi abbiamo svolto e quindi la sensibilità che abbiamo sviluppato anche rispetto alle questioni ancora aperte per un definitivo, compiuto sviluppo del settore delle start-up, delle start-up innovative e del venture capital. Invitalia gestisce quella che è probabilmente la più importante misura di agevolazione che il governo rende disponibili per le start-up innovative, che si chiama Smart Start. È una misura che trova applicazione sull'intero territorio nazionale
e finanzia progetti di sviluppo da parte di startup innovative in un range tra 100.000 e 1,5 milioni di euro. La agevolazione si compone di una quota di agevolazione a fondo perduto per le imprese che sono operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e consente appunto un finanziamento che arriva a coprire fino all'80% delle spese di sviluppo. Si tratta di una misura che è stata ampiamente utilizzata dalle startup innovative italiane. Noi abbiamo nell'arco degli ultimi 4 anni finanziato oltre 730 startup innovative, attivando poco meno di 500 milioni di investimenti, 485 milioni, e creando nuova occupazione per circa 6.000 nuovi occupati. La misura trova una sua applicazione abbastanza omogenea a livello territoriale. Diciamo, dal centro-nord arriva circa il 60%, il 62% per la precisione, delle domande che poi sono state ammesse a finanziamento, il restante 38% dal sud e dalle isole. Quindi diciamo, Invitalia in questi anni ha analizzato business plan di qualcosa come forse 10.000 startup innovative e abbiamo avuto modo di apprezzare ancora alcune delle difficoltà che queste imprese trovano nel loro sviluppo. Devo dire che la misura è orientata alle imprese che sono davvero nelle primissime fasi del loro avvio, quindi in qualche modo si sostituisce al seed capital, e quello che noi abbiamo notato, e sono temi sui quali anche le proposte di legge di cui discutiamo oggi affrontano alcuni nodi, sono: da un lato abbiamo un tema, e il numero di startup che in Italia, startup innovative oggi attivo in Italia, è un numero crescente. Molte di queste trovano nel venture capital italiano anche opportunità di finanziamento. Abbiamo però oggi probabilmente un problema legato al fatto che se gli interventi che anche nell'arco degli ultimi paio d'anni sono stati realizzati, penso al Fondo Nazionale per l'Innovazione ad esempio, e ai fondi che il governo ha reso disponibile per il venture capital, quindi se da un lato abbiamo curato la parte se vogliamo intermedia o finale del processo che va dall'idea allo sviluppo d'impresa, se davvero il nostro obiettivo è quello di aumentare il numero di startup innovative e il contributo che queste possono dare allo sviluppo del nostro paese, c'è un tema di formazione imprenditoriale che è poco presidiato nel sistema universitario italiano. Noi abbiamo appunto nella platea delle imprese che hanno beneficiato di Smart Start moltissimi casi di spin-off universitari, quindi o comunque di startup che sono avviate da ricercatori o dottori di ricerca. Quello che osserviamo però è che diciamo, la componente di soft skill dell'imprenditorialità è una componente che è spesso un po' debole, e questo si spiega perché in realtà, al contrario di quanto avviene anche in altri paesi che vengono spesso portati ad esempio, Stati Uniti, Israele o l'Inghilterra, la formazione, all'interno della formazione universitaria, questi aspetti legati all'imprenditorialità sono estranei al percorso di studi che viene offerto soprattutto in quegli ambiti scientifici, cosiddette STEM, che sono poi quelli dai quali invece maggiore il numero di startup che vengono create. Altro tema importante che segnala una potenzialità di miglioramento significativo riguarda, se vogliamo, la internazionalizzazione del nostro sistema del venture capital.
negli ultimi anni, e questo è un sistema che si è fortemente irrobustito, il numero di team di gestione dei fondi e il numero stesso dei fondi è cresciuto. Un contributo credo importante sia quello che è stato dato, che ancora potrà dare il Fondo Nazionale per l'Innovazione. Tuttavia, per inserire appieno in un contesto internazionale le nostre start-up, la presenza anche di venture capital stranieri è un tema che credo dovrebbe essere in qualche modo affrontato. Questo è importante sotto diversi profili. Da un lato, perché ciò consentirebbe anche di arricchire il bagaglio di competenze, di conoscenze che i venture capital esportano nel nostro sistema, quindi anche provenendo dall'estero. Dall'altro, facilita i percorsi di exit dei primi investimenti, proiettando quindi le nostre start-up in maniera più agevole su un mercato internazionale. Quindi credo che questo potrebbe essere effettivamente un tema al quale potrebbe probabilmente anche essere dedicato in qualche modo quel fondo previsto, adesso mi pare fosse l'articolo 7 l'articolo 7 della proposta a prima firma MOR, quindi immaginando un'azione dedicata all'attrazione degli investitori, quindi venture capitalist stranieri nel nostro paese. Un altro tema molto importante, questo mi è caro anche per la provenienza universitaria, il sistema universitario italiano ha una buona e riconosciuta capacità di produrre ricerca e risultati di ricerca che hanno un potenziale di trasferimento tecnologico anche importante. Complessivamente, nonostante gli sforzi che sono comunque già stati fatti in questi anni, il sistema universitario ha una limitata capacità a realizzare questo trasferimento tecnologico e quindi credo che anche le norme previste di modifica anche dei diritti di proprietà intellettuale legati appunto allo sviluppo di innovazione da parte di ricercatori o altro personale che presta la sua opera all'interno del sistema universitario possa essere un contributo utile. In generale la necessità di coinvolgere in maniera più sistematica grandi investitori nel settore del venture capital è una necessità molto sentita. Si parla da anni della possibilità di rendere in qualche modo obbligatoria la destinazione di una quota delle masse gestite da parte dei fondi, dei grandi fondi anche previdenziali, è una prospettiva che sicuramente può essere valutata positivamente. In altri paesi questo avviene, è vero che quello degli investimenti in venture capital sono un asset class che può essere difficile in qualche modo categorizzare in maniera precisa sotto il profilo del rischio, ma anche una piccola percentuale delle masse complessivamente gestite dalle casse previdenziali potrebbe aiutare molto nella nascita di nuovi fondi e nella costituzione magari anche di operatori nuovi, e questi sono relativamente pochi in Italia, in grado di realizzare investimenti di fase più avanzata. Quindi non soltanto nel momento di seed o series A come vengono chiamati, ma anche investimenti ulteriori, il che potrebbe anche in qualche modo ridurre il profilo di rischio associato a questi investimenti. Un ultimo tema riguarda la necessità di creare una rete di relazioni, quindi
uso un termine un po' abusato, un vero ecosistema, diciamo, dell'innovazione che veda contemporaneamente partecipi e attivi da un lato gli investitori privati, il sistema universitario della ricerca, il sistema pubblico, qui penso ovviamente a Invitalia, a Cassa Depositi e Prestiti attraverso il Fondo Nazionale dell'Innovazione, perché vi è davvero molto lavoro ancora da fare per coprire alcuni dei fallimenti di mercato che in qualche modo possono giustificare un intervento pubblico e che oggi limitano un po' più compiuto sviluppo delle startup e del venture capital, che resta ovviamente lo strumento principale per il finanziamento della loro crescita. Non dirò molto se non che troviamo condivisibili anche le proposte di semplificazione da un lato e di agevolazioni di natura fiscale che sono previste nelle due proposte di legge, e credo che rispetto a quelle proposte occorra forse essere un po' selettivi in funzione, diciamo, della effettiva possibilità poi di trovare le coperture finanziarie per queste nuove misure. Presidente, io mi fermerei qui, ovviamente nella massima disponibilità a fornire ogni chiarimento o rispondere a eventuali domande che siano poste. Bene, ringrazio il professor Ernesto Somma. Mi sembra che non ci siano degli interventi, però la invito, ovviamente, se ha della documentazione, a inviarcela, che provvederemo a darla ai nostri deputati. La ringrazio. Bene. Buona giornata, grazie. Grazie, grazie, arrivederci. Presidente Coletta, ci sente? Allora, l'ordine dei lavori, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione informale dei rappresentanti di InnovApp nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge Camera 1239 MOR e Camera 2739 Centemero, recanti disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e alle occupazioni e misure di semplificazione. Do la parola al Presidente Angelo Coletta, ricordando che ha a disposizione per l'intervento circa 10 minuti. Grazie, a lei la parola. Benissimo, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, intanto il disegno, insomma, entrambi i disegni, alla luce, insomma, della nostra lettura, chiaramente presentano una lunga lista di elementi positivi, non fosse altro perché hanno raccolto chiaramente il feedback di tanti operatori del settore, e mi sembra che molte delle necessità siano state già previste. Ci sono alcuni punti che secondo me potrebbero essere rafforzati, secondo noi, e potrebbero essere eventualmente integrati per rendere una proposta, delle proposte già ottime, delle proposte ancora più forti. Così, riassumendoli velocemente e ricordando sempre che questo intervento si pone sempre in uno scenario in cui l'Italia, malgrado negli ultimi anni abbia fatto dei passi avanti significativi, rimane però ancora a grande distanza dagli ecosistemi europei e internazionali con cui deve competere. Per cui, oltre a una dimensione, diciamo, legislativa dello sforzo, esiste anche una dimensione in termini di numeri che bisogna cercare di perseguire. Dico due o tre cose, alcune cose utili anche nell'immediato. Una cosa che io aggiungerei a questo provvedimento è la possibilità della liquidazione per cassa dei crediti d'imposta
diciamo, delle start-up o comunque delle PMI innovative che facciano investimenti, facendo semmai attenzione perché potrebbe essere di fatto anche una misura di liquidità al sistema in questo periodo, a considerare eventualmente questa liquidabilità anche per i crediti d'imposta che alcune start-up o scale-up hanno già iscritto nel loro bilancio. Questo per esempio potrebbe essere intanto una misura standard per favorire il ciclo di investimento iniziale delle start-up e nello specifico in questo momento particolare economico potrebbero risultare anche come un'emissione di liquidità specifica per questo segmento. Un altro elemento su cui rifletterei è sulla possibilità di estensione della garanzia MCC sia in termini di valori massimi che oggi sono stati già comunque portati a una soglia significativa con il nuovo framework a 5 milioni, ma soprattutto perché questo dovrebbe essere un problema legato alla convenzione fatta tra MCC e, diciamo, il sistema finanziario, utilizzare questa garanzia anche per atti finanziari diversi dal classico chirografario, ma estendendola per esempio a strumenti come degli zero coupon, che per esempio permetterebbero di usare meglio la finanza che già questo tipo di istituto giuridico permette di essere utilizzata dalle start-up nelle fasi principalmente seed. Ho visto tutta una serie di elementi positivi dentro il decreto da un punto di vista degli attori che beneficiano fiscalmente di detrazioni nel caso ricevano investimenti a terze parti. Ho visto in modo positivo che sono stati inseriti anche gli incubatori certificati e quindi tutto questo mi sembra estremamente in linea con le aspettative, così l'obbligo di investimento per i fondi pensione, semmai forse abbinato per loro a una deducibilità delle perdite, oltre semmai che al credito fiscale che è previsto, in modo da moderare la loro categoria di rischio e probabilmente lasciarli nell'ambito dei rischi che possono permettersi di gestire. Qualche elemento, diciamo, c'è una proposta che era piaciuta tanto in passato e che non rivedo qui nel decreto, che è quella di destinare in modo recurring una percentuale degli utili delle partecipate di Stato all'alimentazione, diciamo, di un fondo che sia CDP20, comunque vuoi dire di un contenitore finanziario che poi sia al servizio dello sviluppo dell'ecosistema. Questo lo dico perché uno dei limiti che anche adesso, in questo momento, diciamo, si percepisce nel mercato è proprio poi il fatto che in Italia un po' cambiamo governo con molta, diciamo, raramente ogni 5 anni. Quindi generiamo spesso degli stop and go nelle politiche. Avere un framework anche finanziario che garantisca un fondo recurring che alimenta, diciamo, lo strumento che si vuole utilizzare per alimentare i fondi dei fondi e quindi alimentare finanziariamente il sistema delle start-up, secondo me rappresenterebbe un elemento importante di stabilità per il flusso degli investimenti e anche per la pianificazione di chi deve gestire, no, questi fondi dei fondi. Ora, la proposta, ricordo, iniziale un paio d'anni fa era il 15%, che mi sembrava una cifra ragionevole, ma al di là della percentuale io credo che sia ancora più importante il fatto che sia una certezza, cioè essere certi che ogni anno in chi investe nei fondi dei fondi delle startup abbia a disposizione un certo plafond finanziario, lasciatemi dire, garantito. Perché io ricordo che, malgrado siano stati fatti davvero dei grandi passi avanti negli ultimi 2 anni, noi rimaniamo distanziati di alcuni miliardi di euro, svariati miliardi di euro, dalle economie con cui competiamo. Quindi bisogna avere anche il coraggio, mentre ripensiamo anche la ripartenza dell'Italia al futuro, di mettere delle cifre davvero importanti. Io rimango sempre, lo dico anche qui,
meravigliato di come facciamo, siamo culturalmente predisposti a fare salvataggi, spesso anche di aziende semmai un po' decotte, mettendoci miliardi di euro, che si tratti di Alitalia, che si tratti di alcune crisi aziendali, e facciamo invece grandi difficoltà a mettere le stesse cifre importanti nella direzione, diciamo, dell'innovazione del paese. Per cui all'interno di questo, diciamo, di questa visione dei progetti di legge molto valida, secondo me bisogna insistere con grande forza in questo momento in cui il governo sta comunque ripensando a una politica di rilancio del paese, per dare la giusta dimensione a questa politica, per non essere solo, lasciatemi dire, un contentino positivo per le start-up e le PMI innovative, ma invece per farlo diventare un cardine importante della politica industriale del paese. L'ultimo elemento di riflessione, questo lo porto qui, ci sono, secondo me, c'è uno strumento molto interessante che per la prima volta abbiamo introdotto in Italia, no, un anno fa, GDP ha creato questo fondo chiamato Rilancio, però che poi alla fine dei conti è la prima volta di avere un fondo che fa dei convertibili. No, noi in Italia abbiamo vari problemi, uno era nel SID, però diciamo che nel SID ora abbiamo fatto tante cose, anche tutto quello che è previsto in questo disegno di legge aiuta. Poi abbiamo, diciamo, i round A, lasciatemi dire, che sono più o meno coperti, seppur con premani molto basse. La nostra industria, diciamo, delle start-up ha delle grandi difficoltà dai round B in giù. Ora, su questi round B, chiaramente ora il tentativo è creare dei grossi fondi, ancora meglio sarebbe attrarli, ma io considererei un ulteriore strumento che potrebbe permettere alle start-up italiane di fare un percorso anche leggermente diverso da quelle americane, che potrebbe essere, per banalizzarlo, un finanziamento SID, un round A, poi un grosso convertibile. Il fondo rilancio è nato giustamente per alimentare lo scaling delle startup che passano da un SID early stage per portarle verso un round A, ma ci potrebbe essere anche uno strumento convertibile di altre dimensioni, per capirci, tagli dai 10 ai 50 milioni, che potrebbero permettere alle nostre startup, senza dover per forza andare a cercare poi i grandi round internazionali, di fare un percorso round A, grande fondo convertibile, quotazione in borsa. Secondo me, su questo aspetto, diciamo, della dinamica del funnel di crescita delle startup italiane, io suggerirei, insomma, un momento di riflessione. Credo che i miei 10 minuti siano finiti, così guardando l'orologio, quindi spero di aver dato un piccolo contributo a questo ottimo lavoro che è stato fatto, e ringrazio tutti i parlamentari che ben conosco per il lavoro che stanno facendo in questa direzione. Grazie Presidente, è stato precisissimo. Allora darei la parola all'onorevole Carabetta, che ha chiesto di intervenire. Grazie, prego. Grazie, sarò brevissimo, e saluto chiaramente il Presidente Coletta, lo ringrazio per i contributi e ringrazio anche tutti i parlamentari impegnati in maniera, diciamo, uniforme su questo tema, e da tutto l'arco parlamentare arriva fortunatamente il sostegno. E di questi giorni un tema che c'entra con gli investimenti ma non riguarda direttamente gli investimenti, che è il tema delle semplificazioni. Oggi si parla del tema semplificazioni per l'apertura delle società, sappiamo c'è un dibattito in corso, lo stesso Presidente Coletta ha avuto modo di fare delle dichiarazioni pubbliche in questo senso, c'è anche un tema molto grande che riguarda anche la semplificazione per gli investitori, investitore frenato anche da oneri burocratici, oneri economici nell'avvio della sua attività di investitore. Quindi chiedevo al Presidente anche una riflessione puntuale magari sul tema delle semplificazioni per le imprese e per gli investitori. Grazie. Grazie onorevole Carabetta. Do la parola all'onorevole Mattia Mor. Prego. Grazie Presidente, grazie Presidente Coletta per gli spunti che appunto avevamo anche scambiati nel corso di questi anni e per il lavoro continuo appunto che con la vostra associazione facciamo per cercare di migliorare l'ecosistema. La proposta di legge, come sapete, è una proposta di legge che ha 2 anni e mezzo e che quindi, diciamo, ha visto poi degli elementi che insieme
ai colleghi presenti, abbiamo portato a compimento con il decreto rilancio dell'anno scorso, diciamo con le leggi di bilancio scorse, per cui gli spunti che ci ha dato adesso, che ci manderà magari con una memoria scritta, anche con proposte puntuali, diciamo, sui singoli articoli, saranno da me nella costruzione della versione finale della legge inseriti in quanto possibile, ovviamente anche nei limiti della copertura finanziaria, per poter cercare di giustamente migliorare in maniera olistica la proposta di legge che avete visto, sperando appunto, diciamo, dal momento che c'è una grande trasversalità dal punto di vista parlamentare sulle coscienze, ecco, sull'importanza di queste norme, che si possa portarle a compimento per il bene del nostro ecosistema. Tutto qua. Bene, grazie. Presidente Angelo Coletta, se vuole replicare, le do la disponibilità di qualche minuto, 5 minuti. Bene, no, intanto insomma, sono molto contento, so che insomma, diciamo, tutti gli attori qui coinvolti hanno grande sensibilità verso questo tema, appunto questo disegno di legge, questi disegni nascono dopo lunghi dibattiti, chiacchierate, interlocuzioni con l'ecosistema, infatti bello rappresentano. Rispetto al tema sollevato dall'onorevole Carapetta sulle semplificazioni, chiaramente la nostra è una posizione molto semplice, al netto che la cosa debba riguardare, a mio parere, non solo le start-up, ma direi tutte le aziende, anche nell'ottica di quello che poi è le indicazioni che ci vengono dalla Commissione europea. Sicuramente qualsiasi onere venga alleggerito nel processo di sviluppo di un'azienda, chiaramente al netto di quanto grande questo onere sia, rimane un elemento di semplificazione che non deve essere solo in termini di costi, cosa importante, ma anche in termini di velocità. C'è stato un grande dibattito e c'è ancora un dibattito in questi giorni tra i notai e noi start-up, diciamo così, spesso diciamo dibattito che si svolge su argomentazioni che sono fumose. Nella realtà i notai, in questo caso, credo usino le start-up come un casus belli per difendere un concetto generale della loro esclusività nello svolgere alcune funzioni. La nostra opinione e che, come qualsiasi servizio che può essere standardizzato e che può essere fornito attraverso una piattaforma, al netto di una validazione di questa, ma sicuramente da una piattaforma che deve competere con altre, non certo in modo esclusivo, sia un elemento di conquista che il nostro paese deve fare. Cioè, noi dobbiamo, io sono sempre per la posizione in cui, di fronte a delle rendite, pur nel rispetto della professionalità che c'è dietro ognuno di quei nuclei di rendita, perché la rendita è costituita in parte da un vantaggio spesso legislativo, ma in parte anche dalle competenze, bisogna avere un po' il coraggio di rimetterla in gioco, per permettere in fondo poi anche ad attori, in questo caso i notai, di partecipare in modo più proattivo allo sviluppo e all'innovazione del nostro sistema. Io qualche giorno fa sentivo un notaio che diceva: ah, vedi, siamo stati molto bravi nel adottare il decreto legislativo che ci permette di fare gli atti anche in remoto. La mia domanda è: si poteva fare già da 10-15 anni e non c'era bisogno di aspettare il Covid per fare un'innovazione così banale? E quindi, in qualche modo, io credo che dietro questo dibattito ci sia una delle tante arretratezze culturali che dobbiamo cercare tutti insieme, non attraverso lunghi scontri, ma attraverso un dialogo costruttivo, di portare a casa, perché questo farà bene alle start-up e farà bene al paese. Per cui io mi auguro che lo spirito che c'è dietro questo provvedimento rimanga forte lungo il suo cammino parlamentare e soprattutto che il governo Draghi sappia cogliere questa quasi unica possibilità di poter pianificare davvero una politica industriale che metta innovazione, competenza e merito al centro di rilancio del paese. Grazie.
Grazie Presidente Colletta, ovviamente siamo a disposizione, se vuole inviare le proposte che ci ha presentato le distribuiremo ai colleghi. Grazie. Assolutamente, giornata sarà fatta. Grazie, buona giornata. Buon lavoro. Buongiorno Vicepresidente Venturi, ci sente? Sì, buongiorno. Bene. Benissimo. Sentiamo anche noi molto bene. L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione informale dei rappresentanti di Assolombarda nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge Camera 1239 MOR, Camera 2739 Centemero, recanti disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. Do la parola al vicepresidente Stefano Venturi, ricordando che ha a disposizione 10 minuti circa di tempo. Grazie, a lei la parola. Benissimo, innanzitutto buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Prima di tutto vi ringrazio a nome mio di Assolombarda per avermi offerto la possibilità di illustrare le nostre considerazioni sulle proposte di legge Mor Centemero presentate rispettivamente il 4 ottobre 2018 e il 23 ottobre 2020, se non sbaglio. Come ha giustamente detto, io intervengo in qualità di vicepresidente di Assolombarda con delega attrazione investimenti, competitività territoriale, infrastrutture per la logistica e trasporti e startup. Quindi questo è il tema fondamentale di oggi. Brevemente, Assolombarda oggi è l'associazione territoriale di Confindustria numero uno in Italia, abbiamo 6.800 aziende associate e qui vengo al punto che può essere di interesse e la ragione per cui sono qui. E ben 420 di queste 6.800 sono startup innovative. Perché siamo arrivati a questo numero? Perché dal 2012, sotto il mio coordinamento, abbiamo fatto partire una progettualità dedicata alle startup innovative e quindi rende oggi Assolombarda la territoriale Confindustria più avanti di tutte in Italia, avendo aggregato le startup e fornendo loro una serie di servizi per aiutarle a diventare grandi e a sostenersi, ma soprattutto il nostro scopo è quello di mettere assieme due mondi, due galassie che non sempre si parlano, quindi le startup e le imprese oggi esistenti, e far entrare le imprese nel mondo dell'open innovation, di cui le startup sono una parte fondamentale. Brevemente volevo dare un flash di quella che vediamo noi come panoramica in Italia, il mondo delle startup. Beh, prima di tutto la regolamentazione sulle startup innovative introdotte nel 2012, che è stata poi aggiornata e rafforzata con numerosi provvedimenti, è una best practice oggi nell'ambito delle politiche pubbliche italiane. Poi attenzione, abbiamo dei competitor europei che cercano ovviamente di fare meglio. Però siamo abbastanza messi bene e soprattutto, per esempio, la parte equity crowdfunding è una delle cose che ci pone al top in Europa. In Italia oggi contiamo 12.000 startup, le abbiamo misurate recentemente, e 1.500 PMI innovative. E pensate, il valore della produzione rispettivamente è di 1,2 miliardi per le 12.000 startup e 4,1 miliardi per le 1.500 PMI innovative e ci sono coinvolti un totale di oltre 100.000 dipendenti, quindi 100.000 persone che lavorano qui. Ecco, nonostante il quadro normativo sia relativamente favorevole, l'ecosistema è ancora molto molto piccolo rispetto ai nostri competitor europei. Nel 2020 sono contati 700 milioni di euro di investimenti in Italia in startup, quindi in capitale di rischio, che sono un decimo di quelli rilevati per esempio in Francia o in Germania, quindi abbiamo ancora molta strada da fare.
Ecco, guardando un attimino l'analisi e ovviamente anche la ragione per cui state lavorando su queste due importanti leggi, abbiamo guardato questa, come siamo messi guardando il 360 Entrepreneurial Index a livello europeo e guardando il ranking, adesso non voglio dilungarmi troppo perché voglio arrivare un po' al punto, però siamo 19esimi nel ranking dell'Unione Europea con una distanza significativa rispetto agli ecosistemi comparabili al nostro, la UK è al primo posto, la Germania è al nono, la Francia è al dodicesimo, noi 19 è un po' effettivamente indietro. E poi se guardiamo sempre l'Entrepreneurial Quantity Index siamo 25esimi su 28, invece sul Quality Index 16esimi su 28. E soprattutto facciamo fatica a far lo scaling up delle nostre startup e quindi anche degli indici dove siamo meglio messi, per esempio l'Entrepreneurial Outcome Index, lì siamo ottavi, però ottavi siamo, attenzione, se guardiamo la EU siamo la terza economia, visto che adesso con UK la quarta, comunque se solo EU è la terza. Veniamo adesso però alle proposte di legge in oggetto, non vorrei rubare appunto troppo tempo. Allora, prima di tutto io con i miei collaboratori desideriamo esprimere un forte apprezzamento da parte della nostra associazione che valuta come provvedimenti importanti e necessari quello su cui state lavorando. Nello specifico, data la vocazione industriale delle realtà che rappresentiamo, riteniamo di particolare rilievo tutte quelle previsioni che favoriscono i fenomeni del corporate venture capital e dell'open innovation, quindi sono gli articoli 8 e 9, commi 1 e 6 del PDL Centemero e articoli 2, commi 1, 4 e 5, articolo 3 del PDL, il progetto di legge MOR. Quindi benissimo. Come suggerimenti, ecco, noi volevo sollevare un po' 5 punti di nostro punto di vista su alcune parti e poi 3 suggerimenti generali. Vediamo poi i 5 punti. Prima di tutto andiamo al progetto di legge MOR Centemero, articolo 1, finalità, ambito di applicazione e definizione. Al comma 3.c, la definizione di corporate venture capital, sebbene coerente con la letteratura internazionale, dovrebbe essere estesa per una migliore applicazione al contesto italiano anche gli investimenti diretti delle corporate in startup, non necessariamente finalizzati attraverso la costituzione di un fondo ad hoc. E questo lo riteniamo molto molto importante, perché se alla fine il veicolo deve essere solo il fondo o viene favorito comunque unicamente il fondo, viene perso quel circolo virtuoso che porta le imprese italiane esistenti a adottare l'open innovation. Guardate, la ragione per cui io nel 2012 iniziai questo progetto Startup Town in Asso Lombarda fu proprio questa, quella di mettere assieme i due mondi. Perché è vero, da un lato le startup loro di per sé sono innovative, possono anche vivere una loro vita, però la realtà è che gran parte di esse andranno a fertilizzare quello che è il capitale delle imprese esistenti, le quali devono imparare a fare open innovation. Open innovation vuol dire non solo investire dentro la propria azienda in modo lineare e organico, ma anche abituarsi a usare il capitale per andare a fare acquisizioni di imprese che hanno sviluppato nuove idee, il cui rischio l'hanno preso i cosiddetti capitali di rischio, dove loro magari possono mettere dei chip, possono mettere dei piccoli investimenti, come avviene negli Stati Uniti, tra l'altro appunto paese del quale ho molta esperienza, in quale con l'altro cappello io sono a capo di una grossa multinazionale americana da tanti anni. Lavoro per multinazionali americane tutte della Silicon Valley, e lì c'è una grandissima relazione tra, da un lato ci sono i fondi venture capital, però dall'altro è importante il corporate venture capital, però per accelerarlo deve essere sempre più diretto, quindi ci permettiamo di fare questo suggerimento. Poi il secondo
punto sul progetto di legge MOR e articoli 2 e 3 sono gli incentivi fiscali per gli investimenti in PMI innovative e incentivi fiscali per lo sviluppo di startup innovative e PMI innovative. Qui riteniamo conveniente introdurre una previsione in grado di rafforzare l'attitudine delle imprese innovative alla ricerca, sviluppo e innovazione attraverso un'agevolazione fiscale del credito d'imposta. Da un lato, innalzando le aliquote del credito d'imposta per migliorare l'efficacia agevolativa di questa misura per le imprese innovative. Sarebbe ideale passare dall'attuale 20% per la ricerca e sviluppo al 40%, dal 10% per l'innovazione a un 20% e dal 15% per l'innovazione green e digitale al passare al 30%, quindi raddoppiare queste percentuali. Dall'altro, innalzando l'importo massimo di fruizione del credito dagli attuali 4 milioni per la ricerca e sviluppo e 2 milioni per l'innovazione, rispettivamente a 8 e 4 milioni. Infine, per rendere il provvedimento fattivo, l'attuale utilizzo esclusivamente mediante compensazione, che oggi viene disciplinato dall'articolo 17 del decreto legge del 9 luglio 97 numero 241, dovrebbe essere superato e sostituito mediante la facoltà di monetizzazione del credito d'imposta, prevedendo quindi il rimborso diretto anche trimestrale del medesimo di questo da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché ovviamente qui stiamo parlando di iniziative che sono nella fase proprio iniziale. Il terzo punto sul PDL MOR, l'articolo 4, dove si parla del fondo per la promozione degli investimenti in startup innovative. Ecco, qui riteniamo che tale previsione sia stata superata con l'introduzione del cosiddetto fondo rilancio previsto all'articolo 38 del decreto legge 34 del 2020. Ecco, qui vorremmo sottolineare la necessità della costituzione di un fondo di venture debt convertible con la dotazione di 200 milioni di euro, con un massimale di 1 milione di euro per operazione e con meccanismo di co-matching pubblico-privato, nel quale il fondo, per esempio, finalizza l'85% dell'investimento a fronte dell'investimento del 15% attivato dal privato. Il quarto punto, articolo 7 del PDL Centemero, parliamo di defiscalizzazione delle plusvalenze destinate ad investimenti in startup e comma 2 articolo 2 del progetto di legge MOR. Qui riteniamo che in un contesto come quello italiano, dove la exit particolare poi in borsa comunque sono molto rare, quindi si ritiene che una completa detassazione sul capital gain di quanto guadagnato dagli investimenti in startup e PMI innovative, sebbene auspicabile perché tutto aiuta, non sia necessariamente la migliore strategia per garantire un maggior afflusso di capitali verso questi asset. In tal senso, tra le due formulazioni, sarebbe preferibile quella riportata dall'articolo 7 del PDL Centemero, poiché prevedendo la detassazione solo ove il capital gain venga reinvestito in startup o PMI innovative, genererebbe un circolo virtuoso tra guadagni e investimenti che favorirebbe l'ecosistema. Perché l'altra cosa molto bella è proprio il fatto di favorire quelle cose dove, quando dei fondi, delle imprese fanno una exit da una startup innovativa, creare un meccanismo che favorisca il reinvestimento poi di tutta questa plusvalenza, di questo valore generato. Io ho avuto modo per tanti anni di lavorare anche con business in Israele, quindi con imprese israeliane. Lì ogni qualvolta avviene un'acquisizione da parte di un'azienda estera, di una startup israeliana, anche a prezzi folli, loro non lo vedono come un scippo al paese, è una festa
ma è una festa della business community, e proprio festeggiano anche gente che non è direttamente coinvolta, quindi non solo quelli che prendono i soldi, perché dicono bene, questi sono soldi che ritornano poi nel circolo, quindi faranno partire altre startup, finanzieranno altri talenti che avranno idee. E il punto 5, e l'ultimo dei 5 punti, poi passo velocemente a 3 suggerimenti più generali, sul PDL Centemero articolo 9, incentivi fiscali per investimenti startup e PMI innovative e per lo sviluppo di startup e PMI innovative, sarebbe preferibile prevedere la possibilità di trasformare la deduzione in credito d'imposta, prevedendo anche la possibilità di cessione del medesimo credito alla stessa startup o PMI innovativa. Ecco, ci tengo a ribadire come tutto l'ecosistema, perché quando si parla di startup bisogna guardare proprio tutto l'ecosistema che c'è, valuti soprattutto in termini di incentivi fiscali le normative in parola come realmente incoraggianti. In ogni caso, come avevo anticipato poco fa, volevo così dare tre indicazioni e pensare se fare una riflessione per andare a normare anche altri aspetti che riteniamo salienti di questa questione. Sui tre, la valorizzazione dei talenti. Sarebbe opportuno normare l'aspettativa per i ricercatori universitari, permettendo così a loro di usufruire di un periodo di 12 mesi rinnovabile una sola volta per dedicarsi allo sviluppo o attività lavorative presso startup innovative, per esempio. Il secondo punto che vorrei descrivere è quello che riguarda Open Innovation e Corporate Venture Capital. I fenomeni dell'Open Innovation e del Corporate Venture Capital, come dicevo, sono sempre più cruciali per lo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione in Italia, quindi non solo nell'ambito della startup, ma riguarda tutto il sistema industriale. Ora, grazie a queste pratiche si realizzano appunto soluzioni di win-win tra startup e imprese. Le prime hanno accesso ai capitali, mercato e know-how, mentre le seconde, le imprese, a soluzioni innovative che gli permettono di saltare dei cicli industriali e essere sempre all'avanguardia nei mercati internazionali. E questo qui è un fenomeno che oggi coinvolge quasi 20.000 corporate, che qua parliamo in Italia un investimento complessivo di 1.700 milioni di euro, tra l'altro che è più grande degli investimenti fatti sommando family and friends e investitori specializzati in startup, quindi venture capital. E tra l'altro queste startup innovative investite anche dai corporate venture capital rappresentano il 27% del totale, producono il 36% degli addetti e il 46% del 1.430 milioni di fatturato generato dalle startup. In tal senso, con l'obiettivo di incentivare tali fenomeni, noi proponiamo di estendere la norma delle cosiddette società sponsor anche alle PMI innovative che investono in startup e non solo alle aziende quotate. Oggi sono solo le aziende quotate. Dobbiamo anche investire come paese sulle PMI innovative, perché là fuori ci sono tantissime PMI estremamente innovative che hanno voglia, hanno sete di innovazione, e quindi aiutarle ad adottare questo bagno, questa contaminazione con le startup sarebbe davvero importante. E sarebbe altresì auspicabile assoggettare le acquisizioni di startup innovative agli stessi incentivi di cui beneficia la ricerca e sviluppo interna, perché dobbiamo parlare proprio di open innovation, non è più solo ricerca e sviluppo interna. Questo perché il fenomeno del corporate venture capital, per quanto attualmente impiegato quale strumento per aumento o acquisizione di quote o azioni di startup e PMI innovative, necessita di chiari sostegni per potersi affermare meglio. E scusi, ma la devo invitare esatto a concludere, per cortesia. Sì, mancano 2 minuti e chiudo. L'ultimo punto, ulteriori semplificazioni
l'inserimento di una deroga, per esempio, rispetto al minimale contributivo dei soci amministratori di startup innovative, che sono poi quelli che ci lavorano dentro, che permette loro di versare i contributi su quanto effettivamente è percepito dal socio, ecco. Quindi l'analisi dei contesti esteri maggiormente avanzati in tema di innovazione ci porta a identificare quindi questo settore come chiave dal nostro punto di vista in termini tecnologici, umani, l'attrazione dei talenti, organizzativi, quindi è in grado poi di creare strutture aziendali resilienti e durature. E quindi detto tutto questo, vi ringrazio per l'attenzione e il tempo e soprattutto le energie che investite in questi progetti di legge, e rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento, e poi seguirà un documento dettagliato di quanto ho detto. Grazie mille. Grazie, sì, le invitiamo gentilmente, dato che è stato molto puntuale, a mandare il documento. Abbiamo sforato di parecchio, per cui se vuole intervenire forse l'onorevole Mor, oppure procediamo. Sì, faccio velocissimo, Presidente. Velocissimo, perché abbiamo dato molto più tempo al Vicepresidente. Sì, sì, volevo solo ringraziare il dottor Venturi per tutti gli spunti che ci ha dato, molto molto utili, consci di quanto sia importante in questo mondo anche per l'ecosistema della città di Milano, diciamo della provincia che lui rappresenta in questo, per cui ho già preso molti appunti, leggerò la memoria che ci manderete e confermo che inseriremo diversi dei punti che lei ci ha già indicato all'interno della versione finale della proposta di legge. Grazie assolutamente per ringraziarlo. Bene, grazie, scusatemi la lunghezza, ma ci tenevo. Grazie. Grazie, grazie a lei, buongiorno. Buongiorno. L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione informale dei rappresentanti di Assosim nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge Camera 1239 MOR e Camera 2739 Centemero, recanti disposizioni per la promozione della start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. Do la parola al segretario generale Gianluigi Gugliotta, ricordando che il tempo a disposizione per l'intervento è circa 10 minuti. Grazie, a lei la parola. Grazie a lei, Presidente. Io innanzitutto mi devo scusare, vedo che il Presidente, il dottor Calzolani, non si è ancora collegato. Con me però vedo c'è già il responsabile fiscale, il dottor Franco Fondi. Quindi io inizierei, dato lo scarso tempo a disposizione. Ecco, il dottor Calzolani si è appena collegato. Quindi innanzitutto lasciatemi dire che Assosim è la associazione degli intermediari dei mercati finanziari, cioè delle SIM, delle banche di investimento che prestano servizi finanziari sui titoli delle grandi imprese, quelle per intenderci che sono quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana. Mercati che, come purtroppo ben noto, si caratterizzano per la loro bassa capitalizzazione in rapporto al PIL nazionale. E questa bassa capitalizzazione, peraltro, figlia delle ridotte dimensioni delle imprese italiane. Sappiamo che il 98% addirittura di queste è costituito da piccole imprese e da microimprese, il che comporta che ridotta sia anche la platea delle imprese possibilmente candidate a quotarsi con il di borsa. Quindi è per questa ragione che le nostre associate non possono che essere favorevoli a qualsiasi iniziativa volta a favorire la crescita dimensionale delle imprese italiane. Questa crescita dimensionale che poi costituisce il presupposto necessario, sebbene non sufficiente per accedere ai mercati finanziari. Ecco, ci sembra che tutte le proposte contenute nelle due disegni di legge all'esame della decima commissione vadano in questo senso, in particolare. A nostro modo di vedere, in questa direzione vanno quattro gruppi di norme. Possiamo raggruppare in quattro gruppi le norme che riteniamo più interessanti. Innanzitutto, quel gruppo di norme volte a mobilitare il risparmio previdenziale degli italiani, introducendo un obbligo in capo agli enti previdenziali di previdenza obbligatoria delle forme pensionistiche complementari di investire non meno dello 0,5% del loro attivo patrimoniale in titoli emessi da veicoli che investono
in startup e PMI innovative. Il secondo gruppo è quello delle norme volte alla costituzione di un fondo di fondi volto a incentivare poi la costituzione di questi veicoli che investono in startup e PMI innovative. Il terzo gruppo riguarda le proposte volte a rendere disponibile il capitale umano necessario a sviluppare queste iniziative imprenditoriali, sia attraverso il rimpatrio di imprenditori italiani trasferitisi all'estero negli anni passati, sia attraverso sia attraendo in Italia capacità imprenditoriali esteri. Sento una voce di sottofondo, qualcuno si può dire? L'ultimo gruppo di nome, che poi a mio modo di vedere probabilmente il più interessante, sono tutti quegli incentivi fiscali volti anche a favorire le operazioni di M&A che coinvolgono le startup innovative. Quindi, fatta questa doverosa premessa in relazione alla condivisibilità di queste due iniziative, passerei a illustrare quattro proposte che sottoponiamo all'attenzione di questa commissione. Due in realtà non sono contenute nel documento che abbiamo inviato questa mattina, in quanto si tratta semplicemente, queste speriamo semplicemente l'auspicio che questa commissione possa sollecitare il governo, in particolare il MEF, ad adottare finalmente la bozza di decreto posta in consultazione un anno fa in relazione ai FIA riservati, e quindi volta a estendere anche all'investitore retail la possibilità di investire strumenti finanziari quali quelli emessi dalle imprese oggetto di questi due provvedimenti. E la seconda proposta, che fa un po' il paio con la prima, riguarda la necessità che il governo italiano sostenga a livello comunitario l'introduzione nell'ambito della revisione dell'ammittito della nozione di investitore semiprofessionale, ed è un progetto che si pone nella via di mezzo tra l'investitore retail e l'investitore professionale, il quale può con le opportune cautele investire ancora una volta in questi strumenti finanziari anche non passando per il tramite di una via riservata. Ecco, per quanto riguarda invece le due proposte di cui alla bozza di articolato che abbiamo trasmesso questa mattina, ecco, la prima prevede l'introduzione di incentivi fiscali alla ricerca finanziaria che potrebbero essere attuati tramite equiparazione della ricerca finanziaria alla ricerca industriale, e la seconda prevede di rimuovere il limite temporale oggi previsto agli incentivi fiscali introdotti con la legge di bilancio del 2018 alla quotazione delle PMI nei mercati regolamentati. La prima proposta, quella relativa alla ricerca finanziaria, ci sembra risponda a un'esigenza fondamentale dell'economia delle due proposte all'esame, ovvero sia quella di rendere le start-up e le PMI innovative visibili ai propri investitori. Qui ci sembra ci siano almeno tre aspetti da considerare. Il primo riguarda questa enorme massa di risparmio degli italiani che dovrebbe recentemente aver raggiunto l'importo di 1.745 miliardi e che non riesce ad essere veicolato verso investimenti nell'economia reale. Il secondo è perdita di slancio dei PIR che qui abbiamo assistito negli ultimi anni nonostante le modifiche introdotte nella legge di bilancio dell'anno scorso. E il terzo riguarda le enormi difficoltà che stanno incontrando le SPAC italiane a trovare imprese target da acquistare e portare in posizione sui mercati di borsa. In questo scenario di eccesso di liquidità alla ricerca di una destinazione, gli obblighi di investimento previsti dai disegni di legge in capo agli enti previdenziali da un lato e da tutte le altre norme volte a incentivare gli investimenti in startup e PMI innovative rischiano di tradursi in un onere insostenibile per questi soggetti, considerati gli elevati e potremmo dire forse anche i proibitivi costi connessi alle attività di scouting per individuare le società target nelle quali investire. Quindi la nostra proposta si prefigge appunto di abbattere questi costi di scouting, rendendo le startup e le PMI innovative più agevolmente riconoscibili nei loro valori fondamentali agli investitori istituzionali. Questo ruolo potrebbe in effetti essere svolto proprio dalla ricerca finanziaria, ovvero sia da quell'attività di studio dei fondamentali di queste imprese, prevedendo la defiscalizzazione dei costi della ricerca finanziaria stessa, equiparandola sul piano fiscale a quella industriale. Questa
equiparazione sul piano fiscale della ricerca finanziaria e della ricerca industriale, sarebbe giustificata in considerazione che anche la ricerca finanziaria, al pari di quella industriale, contribuisce ad abbattere il costo del capitale per le imprese oggetto della ricerca stessa, incentivando quindi la crescita economica del paese e l'occupazione. Quindi, nello specifico, comunque, e da qui viene la nostra proposta, la ricerca finanziaria aiuterebbe a identificare possibili destinazioni per le ingenti risorse finanziarie che, giustamente a nostro giudizio, si vogliono mettere a disposizione dell'economia reale del paese. La seconda bozza di emendamento contenuta nella proposta trasmessa questa mattina, e qui concludo per lasciare spazio anche a eventuali domande, riguarda invece la rimozione del termine ultimo di validità degli incentivi fiscali alla quotazione che erano stati introdotti con la legge di bilancio del 2018, e in quella sede era stato previsto che avrebbero esaurito la loro efficacia il 31 dicembre di quest'anno. Qui la nostra proposta vuole contribuire a rimuovere uno degli ostacoli che oggi rendono più oneroso per gli investitori istituzionali la possibilità di investire in strumenti finanziari sprovvisti di un mercato secondario, quindi strumenti finanziari difficilmente smobilizzabili. La quotazione in borsa contribuirebbe a nostro modo a rappresentare sicuramente la migliore way out di questi investimenti, che andrebbe tra l'altro ad affiancarsi agli incentivi fiscali sulle operazioni di M&A previsti nelle due proposte di legge di cui accennavo in premessa. Spero di essere stato nei tempi. Se ci sono domande. Benissimo, grazie, la ringrazio, generale Gugliotta. Darei la parola all'onorevole Mor, se vuole intervenire. No? Niente, no. Allora non abbiamo nessun intervento, io la ringrazio, se vuole integrare la documentazione siamo a disposizione. Grazie. L'abbiamo inviata questa mattina. Benissimo. Benissimo, grazie, buona giornata. Sospendiamo. Buona giornata. Bene, sospendiamo 5 minuti e riprendiamo con l'ufficio di presidenza.